Mister, quanta voglia di riscatto c'è dopo Chioggia? Beh, c'è voglia di giocare, c'è voglia di riportare in campo la prestazione e ultimamente stiamo facendo le prestazioni, non stiamo raccogliendo tantissimo, però incontriamo una squadra che ha il nostro stesso problema, anche loro giocano molto bene a calcio, l'allenatore mi piace, bravo, e quindi sarà una partita interessante anche da quel punto di vista. Cos'hai detto alla squadra in settimana? Beh, insomma, quando ci si presenta dopo una sconfitta non siamo mai contenti, però è vero che abbiamo un percorso da fare e onestamente il percorso è corretto, nel senso che ci manca forse una vittoria e mezza, ma non di più. E i ragazzi in campo si sono comportati bene, stanno sviluppando le cose che noi vogliamo fare e purtroppo finalizziamo poco di quello che facciamo e questo è un po' il nostro limite per il momento. Quindi c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di portare più uomini per fare gol senza rischiare tanto e di conseguenza ho detto ai ragazzi che questa è la strada giusta e bisogna tirare sulla testa e andare avanti anche perché il campionato è lungo e noi potenzialmente siamo una squadra che alcune volte può vincere contro tutti e anche può perdere contro tutti, quindi sta sempre a noi poi cercare il cammino. Ora c'è un altro big match con il Mestre. Quali difficoltà porta una partita del genere? Il Mestre è una squadra forte, una squadra allenata bene, giocatori importanti, hanno messo dentro anche in settimana questo l'attaccante Luca Rivi che era con noi, quindi hanno un potenziale enorme. Probabilmente sarà una partita interessante da tanti punti di vista, sicuramente gli episodi, una situazione, una palla inattiva, una giocata personale potrà fare la differenza sulle squadre che vogliono cercare il risultato attraverso il gioco. Questa sarà un po' la partita. Cosa ti aspetti dalla tua squadra? Voglio di vincere su tutte le cose, grande attenzione, abnegazione, ma soprattutto il gruppo che fa la differenza, quindi tutti quanti insieme, uniti, può fare la differenza.